siede alla presidenza per mettere il bavaglio a nessuno, ma lei sa perfettamente, essendo un deputato che è in aula da alcuni anni, che ad eccezione dei decreti legge, onorevole Molteni, sono contingentabili ed in particolare lo sono i provvedimenti segretabili a partire dal secondo calendario. È una norma regolamentare, non è un'iniziativa del Presidente, quindi diciamo questa. Prego, onorevole Giorgetti. Sì, però è una norma regolamentare. I presidenti sono qui a applicare il regolamento. Chi mi ha preceduto ed io e tutti quelli che seguiranno, ovviamente. Grazie. Onorevole Colletti. Grazie Presidente. Noi, anche per spiegare il voto, come già spiegato, dell'emendamento precedente, ma anche di questo, che sono molto similari, innanzitutto la battaglia sull'indulto mascherato proposto dal Ministro Cancellieri dal PD è una battaglia del Movimento 5 Stelle, ed al massimo è la Lega che si accoda alle battaglie del Movimento 5 Stelle in questo caso. Premesso questo, come spiegato anche ieri con la pregiudiziale di costituzionalità, nelle norme noi ci interessano che non siano incostituzionali. Nel caso di specie vi è stata già una pronuncia della Corte Costituzionale che ha ben chiarito qual è il profilo di possibile incostituzionalità della norma e quindi ci domandiamo perché fare per due volte il medesimo errore, ovvero come vorrebbe la Lega fare una norma che rischia, evidente rischia, con una prognosi vicino alla certezza di essere tacciata di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale. Per far questo dobbiamo essere buoni legislatori ed è per questo che anche prima abbiamo votato contro l'emendamento della Lega, semplicemente perché è assurdo, solo per fare un po' come ci tacciano anche quelli del PD di populismo, è inutile fare una norma che sarà dichiarata incostituzionale. In questo caso non ci siamo perché andiamo a valutare nel merito ogni singola norma. La Corte già si è espressa, ebbene aspettiamo una nuova espressione della Corte qualora la taccia di nuovo di incostituzionalità. L'emendamento della Lega sarebbe incostituzionale, semplicemente questo. La ringrazio. Onorevole Prataviera, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Personalmente io voterò convintamente questo emendamento perché credo nella mia idea di giustizia e nell'idea di giustizia delle migliaia di persone che noi rappresentiamo, chi è accusato di prostituzione minorile debba essere carcerato preventivamente. Perché se qualcuno può reputare questa una norma incostituzionale, dal nostro punto di vista invece è una norma di civiltà. Ebbene, le norme sono scritte dagli uomini. Gli uomini sbagliano e non ci fermeremo di certo e non possiamo portare come giusta causa il fatto che sia stata cacciata di costituzionalità invece una norma e un emendamento che va nella ragion buona. Quindi rivediamo, io invito a rivedere la posizione.